sempre rimandati, oggi doveva essere la volta buona, che ci siamo incontrati grazie anche all'onorevole Romanini diverse volte a Roma. Come battuta ha detto: io quello che dovevo fare l'ho fatto, cose già avviate e finanziate da ANAS. Quindi voglio ringraziare in modo particolare una grande sensibilità su questa strada, c'è stata un po' un'inversione di tendenza, soprattutto poi sulle leggi del territorio sono già riconoscenti per la disponibilità che ha dimostrato da quando è arrivato Bolloni. Per un amministratore pubblico, per un sindaco, avere ANAS è sempre molto importante e incoraggiante, perché siamo nella necessità di interpellarlo più volte, visto che ci sono delle cose concrete. Quando ci sono delle cose concrete, di solito i preambuli non servono. Le cose concrete sono 2 milioni di euro che vengono investiti da Fornovo al passo della Cisa, presumo entro maggio, con la bella stagione, poi c'è l'ingegner Castiglione che si va bene. Le cose concrete è un bando dell'ANAS a livello nazionale che comprende 30 case cantoniere, che vada bene perché, come mi diceva Armani a Roma all'inizio di luglio, quando hanno presentato questo bando, se le cose vanno bene l'ANAS ha intenzione di recuperare tutte le sue case cantoniere in Italia, che sono più di 1000. La strada della Cisa, nel senso che hanno amato questa strada perché l'hanno percorsa, ci sono dei legami affettivi molto importanti. Interessandomi della strada, da persone ignoranti, ho scoperto come ha fatto Armani adesso, che ha detto ai suoi ingegneri di tracciare la strada. In pochi mesi hanno fatto il tracciato da Sardana sino a Verona. Io spero che la data del 19 di ottobre, senza voler paragonare a Napoleone alla data del 4 luglio, sia una data importante per il nostro Cisa. In questi anni, dopo che c'è stata l'autostrada, che quindi ha perso importanza, è morto un intero territorio, è morto tutto il territorio da Fornovo sino al passo della Cisa, direi sino a Pontremoli, un territorio che, di vista morale delle persone, che hanno pensato che non ci fosse più nulla da fare e quindi hanno abbandonato anche il nostro territorio e tanti posti di lavoro che sono venuti a mancare. E penso che in questi anni invece ci sia una sensibilità maggiore quando si costruisce un'autostrada, che è un'infrastruttura importantissima, e noi abbiamo piacere che attraverso il nostro territorio che ci siano alcuni che ci possono essere oggi. Oggi la statale della Cisa può svolgere un ruolo ancora molto importante, seppur diverso dalle funzioni che aveva un tempo, dove era percorsa anche da tutti gli autocarri, eccetera. Su questa statale, Vestiari, ho avuto modo di parlare con qualche giapponese. Come sempre loro fanno un mucchio di inchini, però mi hanno spiegato che quando fanno un mucchio di inchini, soprattutto nei confronti degli italiani, dicono hanno dei posti bellissimi che non sanno mantenere. E quindi non è giorno maggiore. Giorno, buongiorno. Quindi sono convinto che possa esserci, grazie ai lavori, una nuova vita per le nostre terre, anche se a livello nazionale trovano sempre dei termini che ci deprimono pure a divertirsi e a percorrere in sicurezza. È una strada che nel nostro territorio affianca un vecchio percorso che è quello della via Francigena, dove già adesso due case cantoniere, grazie all'amministrazione provinciale e all'ANAS nel 2000, l'altro giubileo, li avevano utilizzati con ostello a Cassio, che è vicino al passo della Cicche. Un modo per realizzare anche la rievocazione di tante corse, ricordiamo la corsa Parma-Poggio di Berceto, dove aveva debuttato addirittura come corridore Enzo Ferrari. La rievocazione di tutte queste corse, che sono cose belle, che portano turismo, portano persone dalle nostre parti, i motociclisti si imparano a guidare in modo sicuro, le auto elettriche che soprattutto, visto che questa strada e il passo della Cisa è conosciuto in modo particolare, che dimostra l'ANAS nei nostri confronti e nei confronti di questa strada. Dicevo che ci sono già due ostelli che sono quelli che hanno sviluppato il pellegrinaggio su questa strada, perché sono posti da dormire come vengono richiesti dai pellegrini. Le convenzioni erano tra l'ANAS e la provincia, adesso sono tra il comune di Terenzio e le cose che l'architetto dell'Ovo dell'ANAS, il sistemare già le case cantoniere di Montemarino e Ripa Santa. Siamo portati però a chiedere, perché le case cantoniere, come ci spiega la sovrintendenza Carla Burgio, che ha scritto un articolo del Mignolo. Alle mie spalle la slide presenta lo schema di rete del nostro compartimento, che è impostato sulla dorsale principale, la via Emilia.
con le strade appenniniche che vi convergono. Puoi girare. Di questa rete fa parte toscana di 48 km e la parte ligure è il tratto finale di Sarzana di 5 km e mezzo. Come diceva il sindaco, la strada è impostata sul vecchio tracciato napoleonico e riprende la linea dell'antica via Francigena. Puoi girare. Questi invece sono i dati salienti della parte, diciamo, delle punte di 15.000 veicoli al giorno, il tratto Migiano, mentre il tratto appenninico è di circa 2.000 veicoli al giorno, quindi c'è una differenza sostanziale dovuta, diciamo, alle condizioni di urbanizzazione del territorio. Puoi girare. Nel 2016, per tutti questi servizi e lavori, è stato di circa 850.000 euro, quindi ogni anno sostanzialmente questo è l'investimento che viene dedicato per l'ordinaria alla SS62. La neve è un'attività molto importante, mi soffermo un attimino su questo punto perché viene svolta con i servizi esterni banditi dall'ANAS e per migliorare il servizio quest'anno abbiamo